In Italia sono circa 6 milioni le persone che soffrono di emicrania, 4 milioni sono donne. Una patologia che è altamente invalidante e che spesso viene percepita in maniera errata dalle altre persone. Per cui i pazienti hanno bisogno di supporto e spesso si sentono molto soli. Parliamo di questo con Lara Merighi, coordinatore laico nazionale ALCE, Alleanza Cefalalgici, che abbiamo incontrato a Milano in occasione della presentazione della mappatura dei centri per emicrania femminile supportata da Onda. Signora Merighi, in Italia sono circa 6 milioni le persone con emicrania e 4 milioni sono donne. ALCE, Alleanza Cefalalgici, è l'associazione che li rappresenta. Ce ne può parlare? ALCE è l'associazione appunto che si occupa di persone con mal di testa per conto della Fondazione Cirna Onlus. E noi ci occupiamo dei diritti di queste persone, ci occupiamo di dare ascolto alle loro esigenze e ci occupiamo a non lasciarli soli nei momenti di disperazione. Quindi abbiamo un forum nel sito italiano della Cefalea e abbiamo anche dei gruppi di autoaiuto. Stiamo proprio formando delle persone per fare questi gruppi di autoaiuto nei centri della diagnosi e della cura delle cefalee che hanno aderito a questo nostro corso, insomma. Quali sono le attività principali dell'associazione? Le attività principali sono proprio quelle di promuovere eventi per queste persone e anche di partecipare agli eventi in rappresentanza di queste persone, perché hanno bisogno di evidenziare le nostre necessità. Le necessità di queste persone devono essere evidenziate e quindi noi siamo molto attenti alle persone che soffrono di mal di testa, ascoltiamo le loro necessità e lottiamo per ottenere i loro diritti. Siamo riusciti a far approvare il riconoscimento della cefalea cronica come malattia sociale, ma ora servono i decreti attuativi, perché senza quelli la legge è inapplicabile e quindi non abbiamo ottenuto nulla. In che modo l'associazione sostiene la mappatura dei centri ed è parte attiva nella campagna di sensibilizzazione? In tutti i modi possibili, perché noi nel nostro sito abbiamo fatto un lungo elenco dei centri cefalee segnalati dai pazienti e anche si rivolgono a noi persone che hanno bisogno di un centro e noi indichiamo il centro più vicino alla loro zona, ecco. E mi creda, uno specialista che accoglie un paziente con emicrania che sta malissimo, se viene accolto come la maggior parte dei nostri specialisti che conosco li accolgono, è un 50% della terapia. Da lì è probabile che la terapia funzioni e questo succede alla maggior parte dei pazienti che conosco.